Molti si ricorderanno di lui per l'episodio del rigore non assegnato da Ceccarini su Ronaldo in un Juventus Inter del 98, 17 anni dopo Mark Giuliano lo ritroviamo sulla panchina della Tina, invischiato nella lotta per non retrocedere. Uno scontro diretto quello di sabato sul campo dei Laziali, 41 punti per i nerazzurri e per i rossazzurri, in una gara che promette scintille. Gli etnei però troveranno un latina arrabbiato, sconfitto nel derby dal Frosinone 1-0 e pronto a rifarsi davanti ai propri tifosi. Marcolin contro Giuliano, due giocatori di Serie A degli anni 90, spesso avversari all'Olimpico come al Delle Alpi, che si ritroveranno in una b che vede protagonisti anche altri giocatori famosi di quel periodo. La carriera di Giuliano è stata caratterizzata da qualche anno di gavetta e tanti anni nella Juve di Lippi, quella degli scudetti e delle finali di coppe. Tanti successi, una squadra che ha segnato un'epoca e nella quale Giuliano faceva la sua parte. 187 presenze prima di chiudere la carriera tra Mallorca, Sampdoria e Messina. Da tecnico, Giuliano è alla sua prima esperienza in un campionato importante: prima di questa, solo gli allievi del Pavia e la Primavera del Latina. A gennaio, la chiamata in prima squadra al posto di Breda per salvare un Latina in netto calo. Dal suo arrivo 21 punti in 14 giornate per i nerazzurri. Un bottino niente male per una piccola realtà che la scorsa stagione ha vissuto il sogno della promozione in Serie A. Per lui rosa rivoluzionata a gennaio e 4-3-3 fisso con due esterni veloci in attacco come Odu amadi e Bidawi e chiavi del centrocampo al regista Scuola Roma Viviani. Per Giuliano, un'esperienza importante per il futuro. Obiettivo salvare la squadra e arrivare chissà un giorno nella massima serie. そのせい。